Che novità ci sono riguardo al testamento biologico? Allora, abbiamo applicato quella legge che lo Stato ha approvato il 22 dicembre e quindi da domani mattina il nostro ufficio Stato civile potrà raccogliere quelle che sono le disposizioni anticipate di trattamento, ossia ogni cittadino si può scaricare da internet oppure se le può scrivere di proprio pugno quelle che sono le proprie volontà, in caso si trovi in stati vegetativi, in stati comunque di salute, insomma, molto precari in cui non è più in grado di intendere di volere e le deposita al comune. Il comune non entra nel merito di ciò che è scritto, cioè sui contenuti, non fa altro che annotare il fatto che il cittadino ha depositato presso il comune le proprie volontà. A questo punto poi se in un futuro si presentasse questa necessità possono essere rese disponibili. Naturalmente non solo in forma cartacea, se un cittadino non è in grado di poterlo fare in forma cartacea lo può fare con un videomessaggio e noi conserviamo il supporto che lo contiene, una chiavetta, un CD, la cassetta. Si è parlato di tre tipi di modalità per poter fare questa dichiarazione. Sì, si può fare come se poteva già fare tramite un notaio, quindi con un atto pubblico, oppure si può fare una scrittura privata, però che deve essere comunque autenticata, quindi poi bisogna comunque andare a un ente pubblico, autenticarla e registrarla. La terza modalità, che è completamente gratuita, è quella di andare allo Stato civile e consegnarla lì.